Douglas Hofstadter è stato recentemente in visita alla Casa dei Risvegli di Luca de Nigris di Bologna. Docente vincitore del premio Pulitzer per la saggistica, è venuto in Italia in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, Anelli nell'Io, edito da Mondadori. Accompagnato dal ricercatore dell'Università di Bologna, Francesco Bianchini, Douglas Hofstadter è rimasto molto colpito dalla struttura innovativa bolognese rivolta a persone in fase di post-coma e ci ha voluto dedicare il suo libro, dove un capitolo tratta dell'improvvisa e prematura morte della moglie Carol, che ha provocato in lui riflessioni molto intense su alcune dimensioni della condizione umana. Ma risiede non solo nel nostro cervello, ma anche nei cervelli di altre persone, e dunque che in un certo senso sopravviviamo in modo, diciamo, ridotto anche dopo la morte, nel senso che c'è qualcosa della persona originale nei cervelli di altre persone che sopravvive, e poi quando quelle persone muoiono, allora sopravvive ancora di meno, ma alla fine Beh, si dice che svanisce. una persona non muore mai fin quando qualcuno si ricorderà di lui, si dice, no? Eh sì, qualcosa del genere, qualcosa del genere.